Tre giorni di... Adesso vinco io con... Buonasera Fabrizio Ravanelli! Ciao, buonasera a tutti! Ciao Fabri! Questa tre giorni di questa proiezione del film che è stato presentato ieri in anteprima nazionale, noi ci divertiamo, vedremo un bel docufilm, però facciamo anche del bene. Questo ci piace perché tutti i fondi, escluse le spese, quindi spese sia di personale e naturalmente il noleggio del film, grazie a Carmine e a tutti gli amici del Gabbiano, saranno destinate ad AOS. Qua con noi l'Associazione Oncologica Senigalliese delle Valli Misa e Nevola, qua con noi ci sono tanti soci, li saluto tutti, hanno festeggiato 30 anni la scorsa settimana alla Fenice, al Teatro La Fenice, ci sono il presidente Paolo Quagliarini e il direttore scientifico Danilo Mascidda, tra poco li saluteremo, li chiameremo, però adesso siamo con Fabrizio Ravanelli e quando si parla di Juve, quando si parla di grandi campioni, può parlare soltanto, può essere intervistato soltanto da Marco Benarrivo, un altro dei ragazzi della Juve nel cuore. A te la parola, Marco. Allora, ciao Fabrizio, grazie per averci fatto visita questa sera, è una bella serata e tu la rendi perfetta. Ciao e grazie. Ciao Marco, grazie a tutti voi, grazie. Allora Fabrizio, ci eravamo già sentiti qualche anno fa, sempre collegati da questo cinema in occasione del film sulla terza stella della Juventus, però diciamo tu non eri il protagonista di quella Juventus, invece sei il grande protagonista della Juventus di cui parliamo stasera, cioè la Juventus degli anni 90, la Juventus di Marcello Lippi, la Juventus della Champions League a Roma. Quindi ricordando quegli anni e presentando anche il film che andremo a vedere, cosa ricordi di quella Juve di quegli anni, del calcio italiano di quegli anni e soprattutto di Marcello Lippi? Beh, ricordo, il ricordo è ancora indelebile, è veramente impresso nel mio cuore, nella mia mente. Il film credo che sia un film eccezionale. Ieri sera io ho avuto l'opportunità di vederlo insieme a tutti i miei ex compagni, è un film emozionante dove abbiamo rivissuto tutte le nostre giornate, i nostri successi, le nostre vittorie, abbiamo vissuto il nostro sogno insieme al mister e si è visto in pratica tutti i sacrifici che abbiamo fatto insieme al mister per raggiungere i nostri obiettivi, si è visto la forza del nostro allenatore che dietro di lui aveva sicuramente una grande società ma allo stesso tempo aveva una grande famiglia. Io credo che il film faccia capire quanto sia importante comunque per raggiungere certi obiettivi e quindi le vittorie, i sogni, sia importante avere dietro una famiglia. Credo che questa sera ve ne accorgerete tutti quanti, vi accorgerete quanto sia stato importante anche la famiglia per il mister. Senti Fabrizio, scusa, volevo chiederti una cosa, noi l'abbiamo visto in anteprima, il film ieri sera, ci sono stati alcuni momenti particolarmente emozionanti nei quali c'è scesa, lo ammetto, qualche lacrimuccia, tra questi, visto che non siamo più abituati, quello del gol straordinario di Fabrizio Ravanelli in finale Champions e quindi gli facciamo sentire a Fabrizio l'applauso di Senigallia. Grazie, grazie mille a tutti quanti. Però ti chiedo, visto il film, qual è stato il momento che a te ha più emozionato? Beh, credo che sia stata il finale del film, le parole in pratica di Davide Lippi, quello che ha potuto provare, quello che ha vissuto insieme a suo papà, il fatto anche del raggiungimento di, oltre a aver vinto tutto quanto con la Juve, ma quello che è riuscito a costruire Marcello anche nel 2006 vincendo la Coppa del Mondo. Credo che mi ha emozionato veramente il rapporto della famiglia, lì mi è scesa qualche lacrima anche a me perché vedere il rapporto di Davide con suo papà è stata un'emozione veramente incredibile. Credo che Lippi si deve ritenere veramente fortunato avere una famiglia alle spalle che l'ha sempre sostenuto ed è una figlia e un figlio che si sono dimostrati veramente degli eroi, quindi sono stato veramente emozionato.
Sì, però ci hai fatto emozionare anche tu, Fabrizio, perché ricordo anche le tue parole, c'è nel film la tua intervista dopo lo scudetto vinto nel 94-95, dove hai ricordato Fortunato, dove hai detto delle cose proprio da tifoso juventino. Quello è stato un momento veramente emozionante. Adesso stiamo anche un po' spoilerando, qui c'è gente che ancora lo deve vedere il film. Però la tua intervista dopo la conquista di quello scudetto è stata fantastica, proprio da tifoso bianconero, non da calciatore bianconero. Sì, credo che sia stato più da tifoso che da calciatore. Ieri sera, nell'uscire nel film, parecchi che hanno assistito al film mi hanno detto le stesse cose tue, quindi mi fa veramente piacere. È stato un orgoglio anche per me far parte di questa storia della Juventus e soprattutto la storia del mister. È stata un'emozione grandissima e credo che, al di là di tutto, per uno tifoso juventino come me, poter aver indossato questa maglia e essere stato protagonista nelle vittorie di Scudetti, Champions League, Coppa Italia e Coppa UEFA, credo che sia veramente un sogno straordinario. Marco, tra l'altro qui ti saluta Marco Seta Cimarelli, noi ringraziamo il ristorante Seta che è insieme a noi, amico della Juve nel cuore, e eccolo qua inquadrato, tuo grande amico. Sicuramente, un abbraccio veramente molto forte, Marco. E volevo chiederti, sempre continuando sull'onda delle emozioni che ci ha regalato questo film, l'altra lacrimuccia che mi è scesa, oltre a quelle che ti dicevo, è insomma per ricordare non soltanto un grande campione, una persona straordinaria con la quale tu hai fatto coppia in attacco sia alla Juve che in nazionale, e hai già capito di chi sto parlando. Beh, sì, veramente. Quando ci siamo trovati a Viareggio e siamo andati a salutare il mister, abbiamo passato quella giornata fantastica tutti insieme. Poi Gianluca era a Londra che si stava curando e non è potuto venire, ha lasciato questo videomessaggio che è rimasto indelebile nei nostri cuori e nelle nostre menti di tutti. E quindi, con la sua solita leadership e con la sua solita leggerezza, ci ha fatto anche veramente sorridere. E quindi credo che alla base di tutto lui è stato e sarà sempre il nostro capitano, per me specialmente, che è stato il mio idolo da quando ero bambino. Ho sempre cercato di emularlo e potermelo ritrovare dopo averlo visto e cercando sempre di poter assomigliare sempre più a Gianluca anche nel modo di giocare, ritrovarmi insieme in camera e vincerci insieme, giocarci insieme, è stato veramente qualcosa di grandioso. Una grande coppia, ma direi un grande tridente con Del Piero, che in quella stagione, diciamo, tolse il posto a Baggio. Non so se è corretto dirlo, perché Baggio aveva qualche problema fisico. Alla fine il tridente dei sogni di quella Juventus era Del Piero, Ravanelli, Vialli. Quindi è possibile giocare col tridente, abbiamo scoperto, nella Juventus. Va bene, questa è una cosa mia. Lasciamo stare. È possibile anche, ricordandoci quella Juve, è possibile anche giocare a calcio, che insomma da qualche anno ce lo siamo un po' dimenticati, no? Questa bene, cosa. Adesso non vogliamo parlare. Non mettiamo in difficoltà. No, parliamo di cose belle. Allora, tu Fabrizio sei arrivato alla Juventus con Trapattoni e hai vinto la Coppa UEFA con Trapattoni. Poi però l'esplosione della Juve, che era un po' chiusa negli anni precedenti da quel grande Milan che ricordiamo tutti, c'è stata appunto nel 94-95 con quella cavalcata, quello scudetto stupendo, e poi successivamente con la Champions dell'anno dopo. Cos'è scattato in quel 94-95 che non era scattato prima? È calato il Milan o è successo qualcosa nella Juventus, oltre ovviamente all'arrivo di Lippi e della nuova dirigenza? Beh, è cambiato un po' tutto. Credo che è cambiato la metodologia di allenamento, modo di pensare. È scattata anche il fatto sì che la vittoria valesse 3 punti e non valeva più 2 punti, e quindi eravamo costretti a vincere tutte le partite, perché un pareggio era quasi come una sconfitta. E quindi lì, dopo il pareggio di Brescia e la sconfitta a Foggia, il mister ha pensato subito di cambiare modo di giocare, è passato a giocare un po' un calcio totale con 3 attaccanti, e credo che lì è stata la mossa vincente,
la mossa che ha fatto veramente far fare il salto di qualità alla squadra, perché giocava un calcio totale all'olandese con tre attaccati, spostando il baricentro sempre in avanti, cercando sempre di portare un pressing ultra offensivo, e quindi siamo stati bravi in quello. Per fare questo sicuramente ci vuole anche grande sacrificio da parte di tutta la squadra, ma soprattutto di tre attaccanti, soprattutto tuo Fabrizio. E quindi credo che alla base di tutto in quella squadra lì è scattata una molla che è sempre stata quella che ci ha portato a raggiungere i risultati, che era quella che la cosa importante era la squadra e non mai il successo personale. Non abbiamo mai anteposto il successo personale a quello della squadra, e credo che quella squadra del 94 fino in poi sia sempre contraddistinta per lo spirito di squadra, per lo spirito di sacrificio, per la voglia di vincere, e credo che questo sia stato determinato anche da tutti quei sacrifici, da quell'empatia che si era creata all'interno dello spogliatoio, che era stato bravo il mister a creare. E quindi tutti noi eravamo disponibili a fare una corsa in più per il compagno, che ha portato sì poi a raggiungere traguardi che tutti conosciamo. E nominiamo anche Giampiero Ventrone, insomma un applauso anche a lui, perché quel gioco che facevate era dovuto anche alla straordinaria preparazione fisica che avevate. Assolutamente sì, l'ho detto inizialmente, la metodologia di allenamento è stata stravolta dal 94-95, sono cambiati subito i modi di lavorare, i carichi di lavoro, si è iniziato a fare lavori massacranti e quindi era veramente anche difficile uscire dal campo in certe situazioni quando si finiva l'allenamento. C'era veramente un disagio incredibile da parte nostra, perché non eravamo abituati a lavorare così tanto. La notte si faceva fatica a dormire, a riposare, perché eravamo veramente molto stanchi, l'indomani a ripartire, rimettersi in moto, a fare allenamenti massacranti. Credo che solo la nostra voglia di poter essere protagonisti ci ha portato a raggiungere certi risultati e ad accettare quei carichi di lavoro. Un'ultima cosa tra il serio e il faceto, ma è un caso che la finale in cui c'eri tu l'abbiamo vinta e le due finali successive quando tu eri andato in Inghilterra le abbiamo perse? No, non è un fatto. Lo sapevo, non era un caso la rivelazione di Ravanelli. Fabrizio Ravanelli! Grazie ragazzi. Fabrizio, ciao, grazie serata, mille. Grazie di essere stato con noi, un grande saluto ad un grande campione che è già stato a Senigallia, io ricordo una bella edizione dello Sportivo dell'Anno. L'ultima cosa, visto che sei ancora collegato, te la chiedo, perché abbiamo parlato della squadra che è stata straordinaria, del suo grande conducatore che era Marcello Lippi, però ragazzi c'era anche una società straordinaria e quindi vanno ricordati con grande affetto per la loro straordinaria competenza e grande juventinità Bettega, Giraudo e Moggi, grandi dirigenti. Assolutamente, credo che per poter raggiungere certi risultati ci voglia sempre alla base di tutto una grande società. Grazie Fabrizio Ravanelli, ciao, buona serata. Ciao ragazzi, ciao. E sempre forza Juve. Fino alla fine. Allora, con Fabrizio insomma abbiamo aperto.